Quando corri in moto sono un po' tesa, ma mai come quando corri con l'ape del nonno. Tanta emozione. Tanta felicità. Ti regali tante, tante soddisfazioni. Oggi sono venuto a trovare i ragazzi del campionato italiano Aprilia Sport Production. Aprilia torna in pista con un campionato dedicato ai più giovani. In passato ha sfornato tantissimi talenti. Adesso è a vostra disposizione a partire dagli 11 anni, pensate. Una moto fantastica, a ruote alte, già cerchi da 17 che onestamente non vedo l'ora di provare. Ciao, io sono Matteo Pagliocco. Ciao, io sono Cristian Pucci. Quali sono state le tue vittorie più belle che hai fatto? Beh, sicuramente sono stati i titoli di campione italiano Superbike, che ne ho 23, quindi quello è stato molto molto bello. Campione europeo anche nel 2003, quando non avevo ancora 20 anni. E devo dirti che però la vittoria più bella è stata per me guidare una MotoGP. Aprilia mi ha permesso di fare questo e per me è stato il coronamento di tutto quanto e mi auguro di farlo ancora. Quando non ho in testa il casco, il mio lavoro per Aprilia Racing è quello di osservare le prestazioni dei nostri piloti in MotoGP ed aiutarli a migliorare. Oggi cercherò di fare lo stesso con i piloti più giovani. Per poterlo fare però devo per forza prendere in prestito una delle loro splendide RS250SP. Wow ragazzi, che figata! Riesco a replicare un po' tutto quello che faccio sulle moto grandi anche qui, per cui molto interessante e formativo per voi. E invece l'agilità della moto nei cambi di direzione? Buona, buona, devo dire che se li fai col gas la moto è molto più agile. È chiaro che la famiglia gioca un ruolo fondamentale in questo sport, anche per me è stato così. Adesso farò due chiacchiere con i genitori nel paddock e cercherò di capire loro come si rapportano con i loro figli in questo approccio alla nuova avventura. Io ho sempre avuto la passione delle moto, poi ha incominciato anche lui, insieme ai cugini, perciò ho smesso io e per portare loro. Noi abbiamo altre passioni, diciamo, che non appartengono al mondo delle moto, condividiamo in pieno il fatto che un bambino debba inseguire i propri sogni. Ho molto da fare, ho due bambini, però va, il cuore batte forte. Passiamo i nostri fine settimana, le nostre ferie all'interno di un paddock dove fa caldo, dove c'è asfalto, dove c'è profumo di benzina, quindi siamo un po' strani. È un'esperienza molto forte che ci ha ravvicinato come famiglia. Non soltanto papà, ma anche mamme e sorelle. Ci portano per fare la spesa, cucinare per 30 persone, lavare i piatti, sudare, sparecchiare, però ci vogliono bene, quindi noi veniamo volentieri. Mi raccomando, divertiti e usa la testa. Ma che la cosa fondamentale è che si diverta. È nostro fratello e li vogliamo bene. Ci supportiamo a vicenda facendo le manne. Anche in questo secondo round a Ortona abbiamo un ospite speciale, è un amico, Andrea Iannone. Ciao ragazzi, è vero, con Matteo abbiamo corso nelle minimoto in categorie diverse, ma poi dopo i turni di prove giocavamo spesso assieme e scavalzavamo con le biciclette nei paddock, quindi siamo divertiti tanto. I vostri genitori cosa dicono di questa esperienza che state facendo? Vi supportano? Vi seguono? A 10 giorni dalla mia nascita ero in pista perché mio babbo doveva fare una gara col motard. Gli do una mano con la mamma e lui mi dà una mano a correre in moto. Vai. Mia sorella e mia mamma mi aiutano molto con questo sport. Ben arrivati, adesso facciamo il nostro giro di pista a piedi e andiamo a vedere questo nuovo circuito. Molto molto bene, partivo dalla pole e nonostante la caduta in Q2 che mi ha fatto un po' male una botta sulla gamba, sono partito abbastanza bene, quindi l'ho gestita fino a fine gara dove ho vinto, sono molto contento. E dedico la vittoria ai miei amici e alla mia famiglia. Ciao ragazzi, oggi mi siete piaciuti tantissimo, ci vediamo al round 3 a Baranda.